Weird Tales, maggio 1952. She wore a black rose, lei indossò una rosa nera, di Frederick Sanders. Dentro la vecchia ed accogliente taverna Il Cavallo Nero, nel villaggio di Fairly, c'era un caldo tepore all'interno, era ben illuminata e tutto sembrava a posto nella taverna. Fuori era una notte buia, fredda, con un bel plenilunio, con della brina fredda che stava invadendo strade, muretti ed alberi e cespugli. Il campanile della piccola chiesa di San Nicola, nel piccolo villaggio di Fairly, stava suonando alle ore 9 di sera della settimana di Natale. La piccola taverna del Cavallo Nero aveva un grosso salotto intorno a un camino. Assieme alla sua buona birra c'erano poi delle assidue presenze che rendevano l'ambiente allettante anche per i vicini dell'altro villaggio. C'era l'assidua cortesia di Mr. Claude, il maestro di scuola, l'anziano Eli Task, il più grande agricoltore della zona e diacono, Mr. Downgate, l'ingegnere agricolo, il capitano Silver, Josiah Cork, il gestore dell'unico negozio della zona. Completava la lega brigata Tom Barton, un prestante giovanotto 25enne, già soprannominato Maestro Tom. Questa storia di Tom Barton, posta la sua anima a riposare in pace, aveva l'hobby di coltivare rose e la sua mania era quella di riuscire a produrre una rosa nera. C'erano centinaia di rose nel suo giardino ed una serra accanto, rose rosse, bianche, gialle, in cui Tom Barton provava vari incroci con specie diverse nel tentativo di ottenere la mitica rosa nera. Davanti al caminetto, a sorseggiare un cicchetto di whisky oppure una grossa pinta di birra, gli ospiti tradizionali conversavano tra loro. Il maestro di scuola, Mr. Claude, disse con voce impastata e dal fiato alcolico: «Dalla creazione, ic, voluta dal buon Dio sin dall'inizio dei tempi, ic, che si è cercato ovunque senza mai trovarne una, ic, e non se ne troverà mai una, nemmeno se Dio lo, se lo volesse Satana». Il capitano Silver disse con tono di voce meno impastato e con minor puzzo di alcol, perché la sua pinta era ancora piena per tre quarti, che a Fairly era da tempo immemore che c'era qualcuno che coltivava rose, cercando di produrre una rosa nera senza però mai riuscire ad ottenere niente. La discussione attorno al caminetto si spostò su un'antica leggenda del luogo, che era nata nel XVI secolo, in cui la bellissima moglie del capo del castello, Sir William Dore, la bella moglie Lady Dore, amava i fiori, in particolar modo le rose, ed era intenta dietro al castello a coltivarle, cercando di ottenere con incroci la mitica rosa nera. Nella notte di Natale del lontano 1569, Lady Dore ebbe a concludere una serie di test su un'ultima generazione di rose, ottenendo finalmente una rosa nera. Lady Dore era così raggiante del suo lavoro che prese la rosa e corse dal marito per mostrargli il risultato ottenuto. Ma mentre correva sul terrazzo inciampò nella lunga gonna e cadde per le scale rompendosi la testa. Fu trovata dopo varie ore dalla propria servitù. La donna aveva la testa rotta, emorragia cerebrale, era morta, tenendo in mano la sua rosa nera. Il marito, Sir William Dore, uscì fuori di testa, impazzito dal dolore, ebbe a costruire una bara tutta nera e poi ebbe a tumulare dentro al cimitero di famiglia, proprio al centro, con un sepolcro tutto nero, l'amata moglie. Questa cupa e tetra e triste atmosfera ebbe per lungo tempo a gravare sulla dinastia dei Dore, anche per la tomba nera che accoglieva le spoglie di Lady Dore. E questo fu il termine della storia del capitano Silver, che tornò a sorseggiare la sua pinta di birra. Gli occhi del giovane Tom Barton si erano commossi a dire che e disse che se in 445 anni nessuno nel villaggio di Fairly era più riuscito a ricreare una rosa nera come aveva fatto Lady Dore, allora il giovane Barton, se non fosse riuscito a ricreare una rosa nera, avrebbe scoperchiato la tomba di Lady Dore e l'avrebbe baciata, anche per andare a vedere se era vero che c'era una rosa nera nella sua tomba. Per arginare l'esuberanza del giovane Barton, l'anziano Eli Task disse con voce pastosa e fiato alcolico: «Parli di blasfemia, mio giovane amico, ic,
Con la giovane e precoce morte di Lady Dor, tu troverai solo Satana dentro la sua tomba. Ick, che se l'ha portata via, perché se Dio avesse voluto una rosa nera, il buon Dio l'avrebbe già creata in natura, assieme a quelle rosse, bianche e gialle. Intanto stava facendosi tardi, e così tutti tornarono alle proprie case, prima che la notte diventasse troppo gelida da camminarci dentro. Quella notte però Tom Burton non tornò a casa, come invece fecero tutti gli altri frequentatori della locanda del Cavallo Nero. A casa di Tom Burton, non vedendolo ritornare, non si preoccuparono. Non era infrequente che Tom non tornasse a casa, ma andasse come ospite a dormire a casa di altri. Quando però venne mattinata e Tom Burton non rientrò alla propria casa per andare al lavoro, allora tutti in famiglia iniziarono a preoccuparsi. Tutto il piccolo villaggio di Firley non esitò un attimo ad aiutare la famiglia Burton per ritrovare il figlio. Tom Burton fu trovato in tarda mattinata. Era vivo, impazzito, incapace di parlare. Non aveva più gli stivali e neppure i calzini, e nemmeno le mutande. Se ne stava fermo e mezzo nudo, zitto dentro l'appezzamento di 10 acri della Honeysuck Farm. Fu portato in una piccola stanza dell'ospedale psichiatrico poco distante, sperando in un suo recupero. I dottori però dissero che Tom Burton era impazzito perché aveva avuto una sorta di shock naturale. Tutti quelli del paesino di Firley passarono il buio pomeriggio sino alla tarda sera in cerca della giacca, del maglione, della camicia, degli scarponi e dei calzini di Tom Burton. Tutti gli indumenti mancanti furono trovati, ma erano sparsi qua e là tra Plumtree Lane, Forest Way Road, nei pressi di Bramble Farm, il tutto a circa oltre 2 miglia da dove fu trovato Tom Burton. Il capitano Silver era molto amico del dottor Stark, che lavorava nel sanatorio mentale, ed entrambi ebbero a occuparsi del caso di Tom Burton per cercare di capire che cosa fosse accaduto al baldo giovanotto, quanto allora amico. A differenza degli altri pazienti del sanatorio mentale, che erano violenti, Tom Burton era mite ed educato. Non riusciva a parlare, gli fu dato carta e penna per cercare di capire che cosa gli fosse successo. Per molti giorni i suoi scritti furono senza senso, raccolti dal dottor Stark e dal capitano Silver in cerca di indizi. C'erano scritti, urli e frasi senza senso, ma la cosa più ricorrente era la parola rosa, con dei disegni infantili che potevano far ricordare al disegno di rose. Nei suoi scritti Tom Burton scrisse 200 volte la parola rosa, 158 volte la parola nere, 42 volte la parola rosso scuro, 30 volte la parola rosa sottolineata, 26 volte rose, oltre 100 disegni assai approssimativi di rose. Poi un giorno il giovanotto Tom Burton morì per un attacco di cuore. Dal sanatorio mentale fu portato via con una bara. Dopo una celebrazione religiosa nella chiesa del piccolo villaggio di Firley, il feretro fu tumulato nel cimitero del villaggio con sopra delle rose. Dopo la tumulazione, il dottor Stark e il capitano Silver andarono a visitare la tomba di Lady Dorl. I due sospettavano in qualche modo che ci fosse un qualche tipo di legame che sul momento a loro sfuggiva. Durante il sopralluogo i due scoprirono che l'enorme porta di pietra che sigillava la tomba era stata spostata. I due conclusero che per spostare l'enorme pietrone ci sarebbe voluto un toro di giovane, un po' come era Tom Burton, perché non sarebbe stato facile da spostare l'enorme pietra. C'erano 26 scalini per entrare dentro la tomba, gli scalini a forma di rosa in ferro nero, e in effetti erano proprio così come la leggenda raccontava, con la differenza che erano tutti rugginosi e nessuno probabilmente da tempo immemore era passato di lì. Tuttavia l'ipotesi del dottor Stark e del capitano Silver fu che Tom Burton si fosse recato al cimitero, avesse spostato la pietra, fosse entrato dentro la tomba del Dorn ed avesse poi visto qualcosa che lo ebbe a condurre alla pazzia. Tutti i personaggi di questa storia sono immaginari e non sono collegati a nessuna storia realmente e veramente accaduta. Mi sta tornando alla memoria adesso, invece del buio più nero che ha coperto la mia memoria per lungo tempo. Mi ricordo della grande luna piena, del freddo pungente, del silenzio del cimitero ed io che camminavo tra le tombe. Mi fermai davanti alla storica tomba monumentale di Lady Dor, ma la leggenda della rosa nera era vera? Smossi l'enorme pietra e scesi illuminato dalla luce della luna
dentro il sacrario dedicato a Lady Dor. Tutti i Doll erano stati sepolti in questo sacrario. Trovai infine la tomba di Lady Dor. Dalle cifre sulla tomba era stata stroncata appena 26 anni di vita. Era vera la leggenda di Lady Dor, che era morta ancora giovane. Passai timidamente una mano sulla tomba nera di ferro, quando all'improvviso, nel silenzio più completo, comparve la figura femminile di una donna vestita di rosso. Con al collo una preziosa collana di perle, la donna teneva in mano una rosa nera. «Oh, Lady Dor», dissi facendo un passo indietro quasi incredulo. «Oh, William, alla fine sei venuto da me. Guarda, io sono riuscito a creare la rosa nera. Sigilla questo mio successo con un bacio», la donna appoggiò gentilmente le labbra sulle mie. «William? Chi è William? Sir William?» pensai. «Ma io non sono Sir William, io sono Tom Burton». Le sue labbra non erano fredde, ma calde e morbide. Chiusi gli occhi e quando li riaprii mi ritrovai davanti a un corpo putrido e distrutto dalla morte, con un teschio umano senza capelli dentro ad un vestito rosso. Il teschio cadde a terra e rotolò su se stesso, come se stesse ridendo, e poi tutto scomparve nella polvere. Io provai a correre via, ma ero come immobilizzato. Cadde a terra nonostante io volessi correre fuori. Poi udì un distante temporale della pioggia che stava cadendo a terra. Qualcosa era filtrato dai miei occhi, dal mio naso, poi nella mia gola, nel mio cervello. Volevo urlare ma non potevo. Poi tutto divenne buio, come se ogni cosa fosse stata spenta.